è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Il disoccupato di 27 anni, che ieri sera si è barricato in casa al quinto piano di un alloggio popolare di Via Gentile nel quartiere Fondoiozza, minacciando di fare saltare in aria l'appartamento con le 9 bombole di gas che custodiva. È stata la polizia del locale commissariato ad intervenire sul posto e l'intervento del funzionario Laura Romano è stato determinante. Un difficile dialogo di quasi 2 ore, ma alla fine il funzionario di polizia è riuscito a far desistere la ragazzo dal proposito di suicidarsi, facendo esplodere il suo appartamento saturo di gas. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, alla base del gesto ci sarebbero le condizioni di estrema indigenza in cui vive il disoccupato. La corrente elettrica nel suo appartamento è staccata per morosità e l'acqua gli viene garantita dai vicini. Grazie all'intervento della Polizia di Stato, del personale del 113, e del suo responsabile, la dottoressa Romano, sono convinto che si è evitata veramente una strage, perché tra la patologia mentale di cui soffre il soggetto e i problemi economici del momento, sicuramente si era innescata una miccia molto molto esplosiva nel vero termine della parola, e perciò solo il pronto intervento degli operatori ha evitato che si facesse una vera e propria strage. Tragedia dunque fortunatamente evitata, ma ci chiediamo come si possono custodire in casa 9 bombole di gas? Lì secondo me c'è stato anche un po' di leggerezza da parte di persone che erano sicuramente a conoscenza della situazione di disagio del soggetto e magari hanno sottovalutato la situazione, perché sarebbe bastata una telefonata in tempo non sospetto per fare un controllo, anche e soprattutto canalizzato ad aiutarlo, e così magari con i vigili del fuoco si sarebbe subito provveduto ad evacuare il locale di questo materiale esplodente pericolosissimo.